Siamo qui con la dottoressa Archioli, primaria di infettivologia di Spezia. Questo convegno che avete organizzato casca purtroppo in un momento anche che ha visto la tragedia di Gennaro. Possiamo dare delle rassicurazioni alla popolazione che sta in massa ricorrendo alla vaccinazione antimeningococco? Volentierissimo, tra l'altro questa occasione del 13 di febbraio ci consente proprio di cercare di dare le informazioni più accurate possibili, soprattutto facendo riferimento a quelle che sono le categorie di persone che devono essere sottoposte a vaccinazione e possono essere sottoposte a vaccinazione gratuitamente, e quindi per noi è un sistema per dare informazione, soprattutto per evitare che in futuro si possa ricreare panico nella città, come purtroppo è accaduto recentemente, per cui abbiamo necessità di dare informazioni corrette, precise e soprattutto dare sicurezza alla popolazione. Possiamo aggiungere, proprio in questi casi è importante rivolgersi a chi dà le informazioni corrette. I social network non sono lo strumento adatto, la fonte a cui rifarsi per poter avere una sicurezza personale. Assolutamente concordo con lei, tra l'altro devo dire che ho avuto occasione di leggere network messaggi che, oltre che essere fuorvianti, in alcuni casi erano realmente deliranti, ed è stato proprio questo a creare panico nella popolazione, per cui il mio messaggio è: rivolgetevi sempre agli addetti ai lavori. Qui con l'assessore Mauro Borgna, assessore alle politiche sociali e alla sanità del Comune della Spezia, in occasione della presentazione del convegno di lunedì. Una cosa, un appuntamento importante dove è importante che la popolazione partecipi. Si parla di vaccini, mai come in questo momento di attualità purtroppo. Certo, ho ribadito che comunque noi, il convegno non è stato fatto, diciamo, sull'onda dell'emozione anche di quello che è successo, drammatico episodio, mi riferisco al ragazzo 25enne morto purtroppo per meningite, ma era comunque in programma perché abbiamo notato, naturalmente in collaborazione con i dati dell'ASL, che anche, diciamo, nella nostra comunità c'è un abbassamento, insomma, del livello di guardia per quello che riguarda le malattie, i virus, i batteri, eccetera, e quindi la possibilità delle famiglie soprattutto di far vaccinare i propri figli. Ecco, questo è un atteggiamento, diciamo, un comportamento sanitario che ci preoccupa, perché in realtà, diciamo, la moda un po' del momento di non far vaccinare per tanti motivi è assolutamente ingiustificata e pericolosa. Ecco, quindi questo convegno diciamo, ristabilirà questa verità e daremo appunto insieme all'ASL i dati reali di quello che è il censimento delle vaccinazioni, dell'importanza di farle e quant'altro, e dei rischi che si corrono a farle. Quindi importante che la popolazione sappia e partecipi. Assolutamente, diciamo che questo è un convegno proprio per informare, per dare i dati e per in qualche maniera, diciamo, vincere anche quello che è un pregiudizio del mondo. Sindaco Federici, oggi si parla del convegno del lunedì, importante la partecipazione popolare per fare chiarezza sui vaccini, sulle vaccinazioni, vaccinazioni che ultimamente purtroppo hanno assunto anche una connotazione negativa sul nostro territorio, ricordiamo la morte di Gennaro di qualche giorno fa. A proposito di questo, un appello, perché le reazioni della gente purtroppo non sempre sono coerenti o razionali, e ci troviamo ad affrontare una situazione dove delle persone che assolutamente incolpevoli rischiano di avere poi delle conseguenze pesanti. Sì, certo, infatti. Vabbè, il tema delle vaccinazioni, anche questo ha a che fare con l'irrazionalità, c'è un calo sulle vaccinazioni importanti, sulle immunizzazioni, sotto il 95% si comincia a mettere a rischio appunto la salute delle persone. Dunque l'invito è a vaccinarsi secondo quello che sono le indicazioni degli organismi sanitari, della ASL, eccetera. E però dall'altra parte si assiste appunto a dei fenomeni che sono altrettanto irrazionali e altrettanto pericolosi, come questa corsa adesso dopo l'episodio drammatico, tragico del ragazzo deceduto per meningite, questa corsa esasperata ad una vaccinazione solitamente non per niente necessaria. E in più anche questo danno ad alcuni esercizi, soprattutto al Murphy, dove questo ragazzo lavorava, che nulla possono assolutamente centrare con quell'episodio, perché qua non è stato, come dire, più volte sottolineato che non c'è. E poi
comunque diciamo non ha nessun senso, appunto, questa non è certo un virus che permane lì in una zona invece che in un'altra, è proprio irrazionale. Per cui se mi piace, come dire, fare un invito, l'invito è tutti al Murphy, andiamo a berci tranquillamente una birra, questo è un locale ben gestito, ci lavorano tante persone e va aiutato in un momento di difficoltà, certamente storico, tra l'altro punto di riferimento per la vita serale di tanti ragazzi e tante ragazze che continuano pure ad andarci tranquillamente. Ci andrò anch'io nei prossimi giorni con gli amici della giunta per fare una chiacchierata in vista del consiglio comunale e berci una birra tutti assieme. Ribadiamo allora l'incontro di lunedì, che servirà anche a fare chiarezza su questi punti, e un invito alla popolazione a partecipare numerosi. Sì, un invito a partecipare a tutti i momenti che sono momenti, come dire, di approfondimento scientifico, serio, di presa di coscienza, di maggiore consapevolezza, e quello di lunedì è sicuramente un appuntamento tra i più importanti da questo punto di vista. Spero che ci sia davvero tanta gente che per curiosità o per approfondire vada a sentire che dicono chi è titolato a parlare professionalmente di questi temi.